Aumentano gli incidenti stradali nella capitale. A lanciare l'allarme il presidente della Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Migliadò. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2021, secondo la Polizia Stradale, si sono registrati infatti 19.139 sinistri nelle strade romane. Alto è stato il numero dei morti, 73 nei primi 9 mesi del 2021. Un trend in linea con il dato nazionale. Nel 2021 ancora i dati non sono stati certificati dall'Istat. Passiamo adesso al 2022. Già si nota un incremento. Le riforme al codice penale fatte nel 2016, che hanno introdotto il reato di omicidio e di lesioni personali stradali, non hanno avuto l'impatto sperato. Prevedere altre figure di reato, oltre all'obbligo di procedere d'ufficio in caso di lesione superiore ai 40 giorni, non è efficace. Questo non ha fatto altro che intasare le procure e non ha affatto risolto il problema della pirateria stradale. Una soluzione per rendere più efficace la prevenzione potrebbe essere la creazione di un'autorità centrale che vigili le istituzioni nella gestione della sicurezza stradale.